Ciao, buongiorno amici e amici di Topland, ciao Marcello, dunque faccio questo video il day after di Inter-Juventus e inizio così. Pazza Juve amala! Ok, ciao Marcello, ciao amici di Topland, dunque Inter-Juventus il giorno dopo, dunque il day after, dunque 2-3. Dunque Juve che è partita bene, dunque ieri, dunque è andata in vantaggio al 13° con Douglas Costa. Poi c'è stata un'espulsione, dunque, di Vecino, sacrosanta, dunque, abbiamo visto la caviglia di Mandzukic com'era, è stato chiamato dal VAR e c'è stata l'espulsione. Dunque, dopo, al 40° minuto, dunque, c'è stata, al 44°, dunque, c'è stato il gol annullato a Matuidi, che era in fuorigioco netto, sì, ma prima c'era il rigore per Higuaín, che non è stato neanche preso in considerazione dalla VAR. Ma inizio della ripresa, dopo 7 minuti, dunque l'Inter riesce a pareggiare, dunque con Maurito Icardi, perché Rugani si addormenta in difesa, se lo lascia sfuggire. 1-1 e di là c'è un'altra partita, inizia un'altra partita. No? La Juve sfiora il vantaggio nuovamente con Gonzalo Higuaín a tu per tu con Handanovic, lo dribbla e il tira al lato. Dunque, dopodiché, Perisic si invola sulla fascia sinistra, salta quadrato, crossa raso terra. Dunque, sfortunatamente il pallone va sulla caviglia sul piede di Barzagli e si infila per il 2-1 all'Inter. Da lì siamo stati quasi 10-15 minuti in bambola. Dunque, non abbiamo capito chissà che cosa. Non c'è reazione, niente, sembrava proprio che eravamo in bambola. E allora Allegri, la carta della disperazione, entra Dybala, entra anche Bernardeschi per cercare di almeno pareggiare e non perdere la partita, ma alla fine poi Spalletti toglie Icardi e fa entrare un altro difensore, non mi ricordo adesso chi, è entrato un altro difensore e l'Inter si è rintanata dietro, dunque, e la Juve ha potuto attaccare a pieno organico e poi a pareggiare con ha avuto anche prima del 2-2 qualche altra occasione la Juve, ma il 2-2 viene da quadrato dopo l'imbeccata di Paulino. Dunque, ha tirato e ci sta una deviazione andata sul palo di destro di Handanovic, c'era il 2-2. Passano 3 minuti e calcio di punizione della tre quarti sinistra, dunque cross al centro, Higuaín in cornata ed è il 3-2 ipoteosi Juventina, Juventus. Dunque Juve batte Inter 3-2, dunque partita sofertissima, partita di 3 volti, partita ribaltata, dunque è stata una partita dunque pazza come Inter, pazza Inter, ma pazza Juve, dunque dobbiamo dire. E ci portiamo a casa i 3 punti e andiamo più 4 sul Napoli, che domani c'è la partita di Firenze. Non è semplice contro la Fiorentina. Non penso che si scanseranno perché servono punti per la Coppa UEFA. Vediamo. Dunque, intanto la Juve ha fatto il suo, è andata a più 4 e restiamo in testa per ancora una domenica, ancora, e poi se ne parla contro il Bologna e poi contro la Roma all'Olimpico. Dunque, Juve batte Inter 3-2 e andiamo avanti. E una cosa. Ho letto stamattina sul calciomercato, dunque c'è stato un sito, dunque no, il sito, il calciomercato, c'è stato un pezzo, dunque, che dice che si riapre Calciopoli 2 perché hanno visto cose strane ieri sera. Noi abbiamo pagato per Calciopoli, certe squadre non hanno pagato, stanno ancora in Serie A con tanti debiti. Chiaro? Oh, ciao Marcello. Ciao a tutti i tifosi della Juventus, alla prossima per Juventus Bologna dal Salento. Ciao!